Giuseppe Marotta, il vero top player magico dell'Inter. Harry Potter è rimasto nella storia, nei libri, nei cinema e nelle menti di noi umani per aver incantato Hogwarts con le sue magie. Giuseppe Marotta è e rimarrà negli almanacchi e nei libri di calcio per aver fatto la differenza in maniera netta in tutte le società calcistiche in cui ha operato. C'è stato un momento chiave nella storia dell'Inter degli ultimi anni. Dopo il passaggio della società da Tohir a Suning, la famiglia Zhang, Zanetti e gli altri addetti ai lavori hanno individuato una figura che poteva finalmente cambiare e far svoltare l'Inter. Questa figura ha un nome ed un cognome, Giuseppe Marotta. Se il passaggio alla famiglia Zhang è stato importante per l'Inter, lo è stato altrettanto l'arrivo del miglior dirigente d'Italia. Non a caso il suo lavoro ha portato la Sampdoria a raggiungere la Champions League e la Juventus a tornare grande dopo la retrocessione in Serie B. Ma poi cambia tutto e Giuseppe Marotta passa all'Inter e da quel momento in poi la recente storia nerazzurra ha letteralmente voltato pagina e l'Inter è finalmente tornata protagonista. I passi in avanti si erano visti fin da subito con la famiglia Zhang al comando. L'Inter stava crescendo, ma non bastavano i soli Ausilio e Zanetti come uomini di riferimento. Serviva un uomo in grado di mettere ogni cosa al suo posto. Marotta non ha la bacchetta magica e non è né Harry Potter né tantomeno Argus Silente. Ma il suo modo di essere e quello che riesce a fare lo porta ad essere magico nel lavoro che fa. Siamo nel dicembre del 2018, quando Beppe Marotta arriva all'Inter, trovando una squadra tornata a giocare la Champions League dopo 7 anni con un Luciano Spalletti alla guida, che sta facendo fare dei passi da gigante ai neroazzurri. Ma Marotta sa che deve cambiare molte cose e gestire delle grane da non poco. Si vocifera da tempo di uno spogliatoio semidiviso, da una parte i croati, da una parte i cardi, dall'altra Nainggolan, e poi non si sa di preciso come si comportasse in quel periodo il resto del gruppo. E poi c'è Luciano Spalletti, che cerca di non far notare tutto questo con le sue frasi ad effetto ed un ottimo lavoro sul campo. Ma i problemi ci sono, e ci sono e come, e nei mesi successivi vengono tutti fuori, tutti. Vanda continua a sparlare ed insieme ai Cardi chiede sempre più soldi, destabilizzando ambiente e tifosi. L'Inter sta tornando, crescendo giorno dopo giorno in campo e fuori. Cresce il fatturato, cresce il brand e il valore della rosa ed arrivano degli investimenti importanti sul settore giovanile. Ma tutto quel che succede nello spogliatoio, forse, e fuori dal campo, di sicuro non aiuta l'ambiente nerazzurro. Succede il patatrac, infatti. I cardi dell'Inter arrivano ai ferri corti, metaforicamente parlando. Ed ancora una volta, Marotta mette tutto a posto e Scinocchio torna in campo. L'Inter fatica e deve gestire diverse situazioni tortuose. Perisic è scontento e a tratti svogliato. Icardi e Vanda, Nainggolan e poi boh. In molti non avrebbero resistito, forse. Ma non Marotta, non lui, il magico dirigente nerazzurro. L'Inter, soprattutto nel girone di ritorno, in quella stagione fatica, ma si qualifica per il secondo anno consecutivo per la Champions. A fine stagione arriva Antonio Conte sulla panchina dell'Inter e torna anche Lelio Reali, facendo aumentare ambizioni e aspettative. Perisic, Nainggolan e Icardi vanno via, togliendosi così tutte le spine del fianco. Durante la prima stagione targata Conte arrivano Godin, Bastoni, Barella, Sensi, Lukaku, Sanchez, Lazzaro, Biraghi, Young ed Eriksen. E l'Inter durante la stagione sfiora la vittoria dell'Europa League ed arriva a meno 1 dalla Juventus dei record, dopo che nelle precedenti stagioni arrivavamo con un minimo di 20 punti di distacco. L'anno dopo, nella stagione 2020-2021, l'Inter fa un ulteriore passo in avanti, confermando tutti i big ed acquistando Kolarov, Vidal, Hakimi e Darmian, e puntando nuovamente su Perisic, fresco di triplete con il Bayern Monaco. E dopo 11 anni, non a caso, l'Inter torna campione d'Italia. Tutti noi abbiamo ringraziato mister, società e tutti i giocatori, tutti. Ma io dico che questa rinascita e questo ritorno in alto lo dobbiamo per una grande parte al top player dei dirigenti, il grande ed unico Giuseppe Marotta. Grazie, magico Beppe. Se vi fa piacere, iscrivetevi al canale, lasciate un like per supportare la serie e ditemi la vostra con un commento. E come dico sempre, sciabola a tutti, forza Inter, ciao!